Per far crescere la Basilicata serve la forza delle donne, questo è il nome dell'iniziativa che si è svolta a Potenza nella sede del Comitato Elettorale di Basilicata a Casa Comune, un incontro al quale ha partecipato anche il leader del neonato Movimento Civico, Angelo Chiorazzo. Attorno al suo nome da settimane si prova a trovare un'intesa per far convergere l'intera coalizione di centrosinistra in vista delle prossime elezioni regionali in Basilicata che si terranno il 21 e il 22 aprile. Dopo intensi confronti romani con la segretaria del PD Elly Schlein e con il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, ancora non si è arrivata a una sintesi, come affermato a margine dell'iniziativa lo stesso Chiorazzo, che però si è detto ottimista sul buon esito dei dialoghi. No, non c'è la sintesi, non c'è un accordo. Abbiamo discusso quello che non si è fatto per troppo tempo. Abbiamo discusso con grandissima cordialità, con grandissima correttezza da parte di tutti. I nomi che la stampa ha fatto sono nomi che non stavano sul tavolo. Io non ho fatto nessun nome, non mi è stato chiesto e non l'ho fatto, non era mia intenzione fare nessun nome. Bisognava recuperare un po' del tempo perso per confrontarci sui temi. Io certo, abbiamo appena finito un evento, anzi ne faremo altri. Ho raccontato al presidente Conte, alla segretaria Schlein, quali sono i problemi che in questi mesi, forse un po' troppo in solitudine, nella distrazione degli altri partiti, noi abbiamo fatto sul territorio. Le persone che abbiamo incontrato, il lungo percorso che abbiamo fatto, i tanti incontri sui vari temi con cui ci stiamo confrontando, sui quali ci stiamo confrontando con i cittadini lucani. Stiamo dialogando, Basilicata Casa Comune è una forza responsabile che dall'inizio ha detto bisogna liberare la Basilicata dal peggior governo di centrodestra, del peggior governo che questa regione, questo governo di centrodestra, il peggior governo che la regione Basilicata abbia mai avuto. E noi su questo stiamo lavorando, cercando di far convergere tutti. È un dialogo ormai avviato, credo anche con senso di responsabilità. Se non si trova la quadra, ma io penso che alla fine immagino che se tutti mettono la responsabilità che abbiamo messo noi sul tavolo, il risultato si troverà. Ma la responsabilità deve riguardare tutti, in tutti i modi. In questo periodo, in queste settimane, a mio avviso è mancata la responsabilità negli altri partiti. Queste le motivazioni che il leader di Basilicata a Casa Comune ha dato sulla circostanza che vuole alcuni partiti della coalizione ancora incerti sulla sua figura. Non fa paura il nome di Angelo Chiorazzo. Devo notare che forse per la prima volta accade un movimento che si muove, un movimento civico che mette insieme tanta gente, e questo forse ha destabilizzato un po' le certezze di chi fa la politica per professione. Ti ho incontrato la settimana scorsa Schlein e Conte a Roma, ha capito il motivo per il quale sul suo nome il Movimento 5 Stelle non era disponibile a convergere? Beh, guardi, è inutile commentare questa cosa perché credo sia incommentabile. Ma lei andrebbe comunque con 5 Stelle a questo punto? Ma se c'è responsabilità da parte di tutti, andremo insieme. Tutte le forze che sono alternative, tutte le forze del campo moderato e progressista, alternativo alla destra che non sta facendo bene, che non ha fatto bene in questa regione. È stato chiesto anche a Chiorazzo un commento su alcuni dei nomi che sono circolati nell'ultimo periodo come possibili figure per far convergere tutti partiti, alcuni dei quali sembrano aver ricevuto anche il suo benestare. Non ho mai fatto una questione sui nomi, non è questione di nome, è questione di noi stiamo lavorando sul programma, gli altri sono in ritardo, condividiamo cosa c'è da fare per la Basilicata? L'ultimo nome circolato in ordine temporale è quello del sindaco di Castelmezzano, Nicola Valluzzi. Cosa pensa di Valluzzi? Valluzzi è, ma credo, unanimemente riconosciuto come uno dei migliori amministratori di questa terra. Però vi ripeto, tutti i nomi che sono usciti finora e sono stati fatti, credo almeno una ventina di nomi, insomma manca prendere l'elenco telefonico della Basilicata e li state bruciando un po' tutti, li state mettendo un po' tutti.